Buonasera e benvenuti all'appuntamento con gli speciali del TG, appuntamento di metà settimana dedicato all'attualità politica. Oggi c'è stato l'intervento del primo ministro Conte in Parlamento, alla Camera, la cosiddetta informativa su quello che sta avvenendo e su come viene gestita l'emergenza coronavirus. Poi parallelamente ci sono questi stati generali nei quali si sta tentando di mettere insieme le varie idee per rilanciare il paese. Parleremo di tutto questo, lo faremo con tanti ospiti. Prima però, e prima di presentarvi gli ospiti in collegamento, abbiamo un collegamento da Roma con l'onorevole Roberto Novelli di Forza Italia per parlare invece di una interrogazione che l'onorevole ha fatto al governo su un argomento ben preciso. Buonasera, onorevole, intanto. Grazie per essere con noi. Buonasera. Allora, potremmo dire che i conti non tornano e questo dei conti che non tornano è un problema che investe, se vogliamo, la comunicazione dei governi, non soltanto in Italia, perché ne abbiamo sentito parlare un po' per tutte le aree di grandi crisi di questa emergenza coronavirus. Dov'è che i conti non tornano? Non sappiamo con precisione quante persone sono state contagiate, quindi quanti asintomatici, quanti positivi, perché i test non sono stati fatti a tappeto su tutta la popolazione, questo lo possiamo anche comprendere. Non sappiamo quanti decessi effettivamente sono attribuibili in maniera certa alla causa del Covid-19 e lei questa domanda l'ha posta al governo. Ha fatto un'interrogazione parlamentare e oggi era prevista la risposta. Ha ottenuto qualche risposta? Ma grazie, questa domanda che si rifà alla mia interrogazione è una domanda che sostanzialmente non ha ricevuto risposta, o meglio, la risposta che la sottosegretaria alla salute mi ha dato è una risposta articolata, una risposta che ad una prima lettura potrebbe anche sembrare comprensiva dei dati disaggregati che noi abbiamo, come lei correttamente ha detto, richiesto. In realtà, nella risposta c'è un rimando a dei link dell'Istituto Superiore della Sanità e al Ministero della Salute che ad una prima disamina, visto che la risposta è stata data pochi minuti fa, non fanno altro che ridare nuovamente, o meglio, dare i dati di cui noi siamo già in possesso. Quello che noi oggi volevamo cercare di capire era davvero qual è la situazione attuale, visto che anche dei professori, dei medici, penso al professor Zangrillo, al professor Bassetti, ci stanno dicendo chiaramente che questo virus potrebbe aver perso, secondo poi le osservazioni cliniche dei loro reparti, l'aggressività che aveva all'inizio. Però questo noi dovremmo riuscire a capirlo soltanto se ci venissero forniti quelli che sono i dati disaggregati, cioè quante persone sono morte in un certo periodo, quante persone sono state ricoverate in un certo periodo nei vari ospedali, quante persone poi sono guarite, ma guarite non avendo anche come riferimento la data di inizio dell'infezione stessa, cioè è una situazione molto complessa che da un punto di vista comunicativo, secondo me, meritava una risposta più approfondita. Quello che vorrei dire in conclusione è questo: i cittadini che non sono tutti medici o scienziati, vivono, e mi ci metto anch'io in mezzo, in uno stato di confusione perché i messaggi sono che ci vengono dati dal governo e purtroppo anche dagli scienziati e dagli stessi virologi sono contrastanti e quindi si crea una situazione di confusione. Questo non aiuta né a rasserenare i cittadini su quella che potrebbe essere l'evoluzione di questo virus, né a far capire realmente quali possono essere le prospettive e qual è lo stato attuale della situazione. Certo, noi sappiamo che da aprile sono diminuiti i ricoveri, sono diminuiti i decessi, sono diminuiti i ricoveri anche nei reparti di terapia intensiva. E questo è un dato positivo, ma abbiamo un dato aggregato, quindi in realtà noi non abbiamo la fotografia del momento. Senta, E quindi questa lei interrogazione. ha detto per concludere, lei vorrebbe concludere, ma io non posso non trattenerla ancora qui qualche minuto, perché quello che è successo questa mattina alla Camera, proprio durante l'informativa di Conte, coinvolge le opposizioni. Abbiamo visto, abbiamo anche documentato nei nostri telegiornali che
le opposizioni, ma in particolare la Lega, ha abbandonato la Camera dopo il discorso del capogruppo alla Camera della Lega stessa. Forza Italia Certo. come si è comportata? Lei era lì proprio anche per ricevere risposte su questa interrogazione. Come commenta quello che è successo e come si è comportato lei in quanto forza di opposizione, essendo di Forza Italia, che fa parte del centrodestra? Ma guardi, quello che è successo questa mattina è stata una sorpresa per noi. L'opposizione era presente in aula per intervenire sull'informativa del primo ministro, e quando è terminato l'intervento da parte del relatore della Lega, del capogruppo della Lega, in questo caso, la Lega ha abbandonato di soppiatto l'aula, e posso solo dire che è una scelta politica, naturalmente, di una forza politica che ha tutte le legittimità di farlo, ma se vogliamo parlare un po' di gentleman agreement, forse avrebbero dovuto aspettare che intervenisse subito dopo Forza Italia, che è un compagno di viaggio in questa opposizione a un governo che dovrebbe andare a casa perché purtroppo non sta risolvendo nemmeno in parte i problemi del paese, ma non posso dire altro che forse avrebbero fatto meglio ad aspettare che fossimo intervenuti anche noi e poi magari abbandonare l'aula. Insomma, i colpi di scena vanno bene, ma visto che Andrebbero siamo coordinati così meglio, insomma, sfegatati e che viaggiamo tutti assieme, un andrebbero po' di coordinati. educazione parlamentare, ecco. Andrebbero coordinati. Lei diceva, siamo compagni di viaggio, forse io sono un po' malizioso, dico in questo momento Forza Italia è un compagno di viaggio un pochino scomodo, nel senso che su alcune posizioni non è proprio perfettamente allineato a quelle della Lega Sì, ma e guardi, di Fratelli d'Italia, ma questo rientra nella normale dialettica politica anche ma all'interno di una guardi, componente io credo, d'opposizione. se posso dirle una cosa, io credo che anche nel contesto dell'opposizione, il fatto che ci siano delle posizioni, chiamiamole più moderate, più responsabili forse sotto certi aspetti, è un arricchimento, non è un depauperamento del progetto politico dell'opposizione. Io credo che il fatto che Forza Italia possa essere a volte più non accondiscendente, ma più equilibrata in certe espressioni possa essere positivo, perché poi alla fine anche all'interno di forze politiche che sono in questo momento di opposizione non ci può essere sempre un'identità totale di vedute, però ciò non toglie che noi siamo l'opposizione. Sono i nostri alleati e con loro vogliamo continuare ad andare avanti, questo non c'è dubbio. Grazie, grazie onorevole per il tempo che ci ha dedicato Grazie a voi. direttamente dalla Camera dei Deputati, quindi dal Parlamento, dove oggi si sono fatte tante cose, delle quali parleremo qui in studio tra poco con gli altri ospiti. Ma allora io vi faccio vedere, prima di salutarvi e saluto di nuovo l'onorevole, vi faccio vedere quello che è successo. Abbiamo un filmato in cui c'è il discorso del capogruppo alla Camera della Lega e poi subito dopo i parlamentari che vanno via, che lasciano l'aula. Ci vediamo tra poco qui con gli altri ospiti per continuare il nostro dibattito. Ma secondo voi vi sembra normale che in Europa nessuno ve lo faccia notare? Oppure stanno soltanto aspettando che aderiamo al MES, ai SURE, al Recovery Fund e quando il nostro debito esploderà saremo schiacciati dalla tenaglia e ci porteranno via la casa? L'avete capito qual è il gioco che sta succedendo? E allora, Presidente Conte, se lei da avvocato degli italiani è diventato il commissario liquidatore del paese, noi non saremo qui a fare gli spettatori di questo immondo spettacolo. Torni quando vorrà far esprimere il Parlamento e quando la sua maggioranza si prenderà la responsabilità di quello che sta facendo. Grazie, Presidente. Colleghi, colleghi. Deputata Serracchiani, per favore. Deputata Serracchiani. Ha chiesto di intervenire il deputato. Grazie.
Eccoci qui tornati. Allora, avete visto cosa è successo questa mattina? Dopo il discorso del capogruppo alla Camera della Lega sono andati via i leghisti, forse in mezzo c'era anche qualcuno di Fratelli d'Italia, e come avete sentito l'onorevole Roberto Novelli ha detto sarebbe stato sicuramente meglio se avessero atteso almeno l'intervento di Forza Italia prima di andare via. Come detto, adesso noi continueremo la nostra trasmissione con altri ospiti. Vi presento e saluto subito l'ospite in studio qui con me, che è Franco Jacopo, consigliere generale del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi tutti. E abbiamo in collegamento Mauro Capozzella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Grazie e buonasera a tutti. E saluto Adriano Biondi di Fanpage, giornalista della testata digitale tra le più seguite del panorama nazionale. Fa sempre piacere collegarci con Fanpage. Adriano, oltre a darti il mio buonasera e il ringraziamento per essere con noi, lancio subito una domanda. Dacci un po' qualche numero, i sondaggi, partiamo un po' dai numeri, i sondaggi in questo momento sui principali partiti che compongono il governo, ma anche evidentemente quelli dell'opposizione. Sì, buonasera a tutti. Guarda, il quadro politico è da un po' segnala dei trend che si stanno consolidando, ed è evidente come dato generale chi non sta vivendo un buon periodo, diciamo così, è la Lega di Matteo Salvini, che è segnalata un po' in flessione da qualche mese e che probabilmente sta patendo il consolidamento della figura di Conte, che diventa sempre più attore politico e sempre meno figura, diciamo così, terza come capo del governo. Guarda, io ho due sondaggi che tutto sommato sono molto simili, quello dell'Istituto XE per la trasmissione Carta Bianca pubblicato ieri sera, e che si riferisce a interviste realizzate il 15 di giugno, quindi freschissime. E la Lega resta il primo partito con il 24.3%, in flessione dello 0,7%, è più o meno la cifra che guadagna invece il PD, che è al 22%, è ancora in flessione rispetto alla settimana precedente della stessa rilevazione XE, il Movimento 5 Stelle al 16%, Fratelli d'Italia al 14%, Forza Italia intorno all'8%, e poi via via gli altri, il partito di Renzi dalla Riva è al 2,7%, e le altre formazioni hanno percentuali simili. Molto basse. Simile anche più o meno il riscontro di Euromedia Research, che ha fatto un'altra tipologia di campionamento e un'altra metodologia, cambiano un po' le percentuali, ma le posizioni e le proporzioni sono quelle. Sì, quello che è interessante secondo me è che, malgrado questo trend sia abbastanza chiaro e consolidato, non cambierebbe in teoria il dato complessivo, nel senso che la coalizione di centrodestra sarebbe comunque accreditata ad una forbice tra il 45 e il 48%, perché effettivamente ciò che la Lega sta lasciando sul terreno in parte lo sta compensando. Lo sta prendendo Fratelli d'Italia, praticamente. Perfetto. Quindi è uno spostamento interno, non di posizione ideologica, ma all'interno di dinamiche del centrodestra. Andiamo subito a sentire il Movimento 5 Stelle. La domanda che voglio fare a Mauro Capozzella è questa. So che il Movimento 5 Stelle rifiuta di parlare di correnti, perché le correnti fanno parte dei partiti, e il Movimento 5 Stelle, quando sente parlare di partiti, un po' viene l'orticaria. No, voi non volete essere considerati un partito, però si parla anche di questo, delle differenti posizioni. Non vogliamo chiamarle correnti, ma chiamiamole differenti punti di veduta, cioè c'è chi è più con Dibattista, che rappresenterebbe la base, chi è più con il leader storico, carismatico, Beppe Grillo, chi invece con Di Maio, e forse ci sono anche altre posizioni. Chiariamo un po' questo, è così oppure no? Il Movimento 5 Stelle rimane compatto, come non appare però all'esterno? Ma a dire il vero, questa qui è la sua, è una domanda senz'altro opportuna, soprattutto dopo l'intervista che Alessandro Di Battista ha rilasciato a Lucia Annunziata, no? Aprendo sostanzialmente un dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle. Ma in realtà Alessandro Di Battista, che io considero un amico,
e soprattutto per tutte le volte che ufficialmente o ufficiosamente è venuto qui in Friuli Venezia Giulia, lo considero anche un amico del Friuli Venezia Giulia, ha ripreso, diciamo, il bandolo della matassa lasciato lì sospeso in un'epoca ante-Covid. Infatti, come tutti voi ben sapete, erano previsti gli stati generali del Movimento 5 Stelle, se così vogliamo chiamarli, no? Questa riunione. Per non chiamarli congresso, perché congresso sa troppo di partito, no? Quindi stati generali, che poi alla fine è un congresso. Beh sì, effettivamente nel Movimento 5 Stelle c'è sempre la ricerca di parole nuove che sottendono comunque a concetti nuovi nel fare politica e nell'esprimere la propria opinione. Quindi Alessandro Di Battista ha posto lì un tema, cioè ritrovare quel bandolo della matassa lasciato sospeso ante Covid e quindi riunirsi per innanzitutto guardarsi in faccia, molto probabilmente anche per ridiscutere alcune regole mantra del Movimento 5 Stelle e individuare una leadership dopo che appunto Luigi Di Maio ha abbandonato la guida del paese perché riteneva più opportuno dedicarsi al 100% a quello che è oggi il suo mestiere, cioè fare. Esatto, fare quindi, il ministro. Quindi per arrivare alla mia domanda, ci sta girando un po' intorno, il Movimento 5 Stelle è compatto oppure si sta comportando come un qualsiasi partito in questo momento? All'interno c'è questa divisione o no? Io fratture non ne percepisco. No, ma non parliamo di fratture, parliamo di diverse vedute sul futuro del movimento e sulla gestione del paese. Allora, quello che io sto percependo, va bene, all'interno dell'universo mondo dei grillini cosiddetti, è la ricerca senz'altro di una sintesi, cioè riprendere quel bandolo della matassa che avrebbe dovuto concretizzarsi ritrovandosi negli stati generali. Bene, allora abbiamo in collegamento anche il direttore del Gazzettino Roberto Papetti, che ci ha raggiunto in questo istante via Skype. Buonasera direttore. Buonasera a voi. Allora, io sentirei un attimo Jacob come rappresentante del Partito Democratico, che insieme al Movimento 5 Stelle sostengono il Premier Conte. Conte viene un po' tirato per la giacca, chi dice che si butta dalla parte del Partito Democratico, chi addirittura che vuole formare un suo partito, ma lui ha smentito questo, il Movimento 5 Stelle, qualcuno ritiene che sia invece, tra virgolette, al servizio del Movimento 5 Stelle. Chiedo a lei un po' che cosa ne pensa di tutto questo e ci dia appunto il suo parere. Beh, diciamo, io credo che il Partito Democratico ovviamente ha sostenuto l'ipotesi del governo Conte in una logica di costruzione di un governo che assumesse alcune funzioni importanti, di rinnovare il rapporto con l'Europa, ricostruire una dimensione di credibilità internazionale e di azione sulla dimensione locale. L'emergenza, ovviamente Covid, ha in qualche modo sospeso un ragionamento, che è il ragionamento forse per il quale poi certi risultati, quelli che sono stati illustrati all'inizio, avvengono. Centrodestra, centrosinistra, teoricamente, ma quale centrosinistra? Oggi non c'è una proposta politica vera di centrosinistra, di alternativa di centrosinistra o comunque l'alternativa. Quindi Conte in questa fase appunto, se assume una funzione di leader, dovrebbe assumere questa funzione anche legata ad un progetto politico che andrebbe costruito e che andrebbe perseguito nei termini quindi di una prospettiva. Quindi ve lo state contendendo? Ma io non credo che stiamo contendendo, perché il Partito Democratico non ha chiesto e non penso abbia nell'ipotesi un'entrata di Conte nel Partito Democratico. Ci sono tanti, ci sono aspiranti leader in coda, no? Alcuni leader ci hanno lasciati subito dopo l'elezione del governo, pensiamo a Renzi, pensiamo a Calenda. Quindi credo che la dimensione del Partito Democratico sia quella di una forza politica che responsabilmente sta sostenendo un governo e sta cercando di costruire un percorso credibile. Alcuni risultati credo ci confermano in questa logica. Io credo che oggi dobbiamo fare il salto della proposta, perché altrimenti è difficile, penso, per
i cittadini comprendere che effettivamente si sta costruendo, e quindi un rapporto organico, se è possibile, politico con il Movimento 5 Stelle, però questo se questo deve andare nella prospettiva. Probabilmente questo però dovrebbe, da cittadino dico, passare per nuove elezioni. Certamente, per la prospettiva, per la futura. Prospettiva futura. Quindi un governo che oggi rinnova la sua azione in questa prospettiva. In chiave politica. E Conte dovrebbe farlo più in chiave politica. Direttore Papetti, allora, ne abbiamo parlato di questa situazione, prendendo spunto per esempio da ciò che stiamo vedendo all'interno di quello che accade all'interno del Movimento 5 Stelle. Il consigliere regionale Capozzella di 5 Stelle ci ha detto che non vede assolutamente fratture all'interno del Movimento. Noi vediamo che ci sono delle diverse opinioni, no, su dove andare all'interno del Movimento 5 Stelle, ma come vediamo poi ce ne sono diverse anche all'interno del governo. È una situazione un po' in divenire, e in mezzo c'è Conte che forse sta anche beneficiando di tutto questo per apparire come un leader, anche se vogliamo carismatico, come leader di governo, e riesce anche a tenersi un po' affrancato da quelle che sono le varie etichette politiche che tentano di affibbiargli. Partiamo dal Movimento 5 Stelle. Un esponente dei 5 Stelle tenda a buttare acqua sul fuoco, questo fa parte della normale dialettica politica, ma nel momento in cui un esponente di rilievo come Di Battista dice: se Grillo non è d'accordo con me, amen, andrò avanti per la mia strada, e chiede un congresso, mi sembra la prova provata che in realtà all'interno del Movimento 5 Stelle si contendono almeno due linee diverse. E tra l'altro questo accade anche su delle scelte importanti, come andare più o meno al voto. Di Battista la pensa in un modo, altri nel Movimento legittimamente la vedono diversamente. Io in questo non ci vedo francamente niente di scandaloso, nel senso che stiamo parlando di un movimento che forse nel Paese non ha più la forza che oggi è rappresentata in Parlamento, ma comunque una forza politica di rilievo, che al suo interno, in una fase complicata e delicata come questa, ci siano sensibilità diverse, è del tutto normale. Ovviamente queste sensibilità diverse hanno poi una ricaduta sul governo, perché il tema è molto semplice e contemporaneamente molto complesso. La fase del lockdown, del blocco totale, è stata relativamente facile da gestire. Si trattava di imporre dei divieti nella speranza, che poi si è verificata, che gli italiani li rispettassero. Certo, anche questo ha determinato dei conflitti con i settori produttivi, così, però poi la scelta è stata fatta. Quando però si tratta di fare quello che prima è stato definito il salto, la proposta, le cose si complicano, perché come sempre quando si tratta di dire no è abbastanza semplice, quando si tratta di dire sì, il sì va poi riempito di contenuti e di proposte che non credo verranno dagli stati generali, ma dovranno venire dalla capacità del governo di mettere in campo delle iniziative e delle proposte. In questo momento mi sembra che ci siano punti di vista molto diversi su tematiche decisive. Che sì. Ruolo può giocare Conte? E poi finisco qui. Lo deve decidere lui. In questo momento Conte, forte di un consenso popolare, sembra giocare alla figura dell'uomo al di sopra delle parti. Purtroppo è un ruolo efficace sul piano della raccolta del consenso, ma inadeguato alle esigenze. Basta pensare al caso autostrade. Conte non può più permettersi ormai di stare al di sopra delle parti. Deve decidere se per la revoca della concessione, come vuole gran parte del Movimento 5 Stelle, o invece per una strada diversa, che è quella propugnata dal Partito Democratico. Non può più galleggiare. Non può più mantenersi, galleggiare, diciamo. Deve prendere una decisione in tal senso. Adriano, volevo chiedere a te sul discorso del grande consenso che Conte ha accumulato, consenso popolare in questa gestione del Covid. Tra l'altro abbiamo anche scoperto che è addirittura insieme a alcuni leader dei paesi del nord Europa tra le figure che hanno ottenuto
il maggior consenso, pur l'Italia avendo avuto una gestione, se vogliamo, anche un po' controversa di questa emergenza, con tanti errori e con tanti contagi, con tante vittime. Paesi che hanno avuto meno problemi, come la Germania, per esempio, risultano con i loro leader addirittura meno apprezzati rispetto a Conte. La mia teoria è che nella gestione dell'emergenza tutti quelli che hanno gestito l'emergenza, che siano governatori o governanti, quindi governo centrale o governatori, mi riferisco alle regioni, hanno in sostanza beneficiato un po' di questo perché si è gestita un'emergenza e quindi in qualche modo hanno preso in mano la situazione, come si suol dire. Quindi sono dati che vanno un po' analizzati per quello che sono, senza dare eccessiva importanza. Sì, anche perché abbiamo visto come i sondaggi e come gli indici di gradimento personali possano mutare con grande rapidità. L'esempio di Salvini è quello più eclatante, ma tornando indietro abbiamo vissuto, diciamo, l'epoca renziana che si è esaurita in pochi mesi. Quindi è giusto quello che dici, non bisogna in qualche modo caricare di significato eccessivo i dati dei sondaggi. Certo, sul motivo per il quale questi dati siano così positivi per la figura di Conte, la discussione è molto ampia, perché è chiaro che in un momento di grande difficoltà è quasi automatico che le persone si affidino a una guida che possa essere una guida carismatica e a cui in qualche modo nella quale cercano di riporre fiducia. Va anche detto che però, e con questo mi riallaccio al discorso che si faceva prima sul Movimento 5 Stelle, un po' è fisiologico che Conte rappresenti e sussuma in sé il gradimento e il valore di questa esperienza di governo. Perché se è vero che il Movimento 5 Stelle aveva da tempo già fissato la data degli stati generali prima dell'emergenza Covid, è anche vero che il Movimento 5 Stelle già sarebbe arrivato a quella data con una profonda lacerazione, ed è questo che forse viene omesso un po' nel dibattito generale. Il Movimento 5 Stelle non è diviso da qualche mese, il Movimento 5 Stelle è molto molto, diciamo, dilaniato da settembre dello scorso anno, da quando è stato necessario, hanno ritenuto necessario far nascere il secondo governo Conte. È lì che si annida la radice della frattura ed è quindi chiaramente precedente a quello che è successo durante il lockdown e durante la gestione dell'emergenza. In quel caso ricorderete che Di Maio fu, tra virgolette, costretto dai suoi a prendere una decisione che è cosa abbastanza nota, non era la sua decisione, tant'è vero che successivamente, dopo aver fatto un po' sbollire, dice in questo caso, dove ha fatto calmare le acque, rassegnò le dimissioni come capo politico del Movimento 5 Stelle. Ancora prima era avvenuta un'investitura chiarissima di Beppe Grillo su Giuseppe Conte. Certo. Grillo aveva traslato il suo soprannome, l'Elevato, lo aveva affidato a Conte. Un'investitura chiarissima. Perché? Perché questo esperimento di governo, come diceva anche l'esponente del PD, è evidente che debba sfociare in qualcosa di strutturale. Non avrebbe senso pensare che questo governo possa andare avanti ancora per uno o due anni. Sappiamo tutti che l'obiettivo è arrivare al 2022, all'elezione del Presidente della Repubblica con questo Parlamento. È impensabile che si possa arrivare in queste condizioni senza che PD e Movimento 5 Stelle traggano le conseguenze della scelta fatta a settembre dello scorso anno e quindi strutturare meglio un rapporto che poi possa essere programmato. Una proposta, politica, e quindi strutturare una proposta politica. Capozzella, allora su questo, visto che si parlava del Movimento 5 Stelle, poi entrerei anche nel dettaglio di quelli che sono i provvedimenti che si stanno discorrendo adesso, il da farsi per risollevare il paese. Ci sono questi stati generali a cui l'opposizione non ha voluto partecipare, ma comunque si stanno facendo, ci sono stati vari interventi. La proposta Colao che è stata fatta, ma non è stata digerita, recepita. Poi lo chiediamo anche a Jacob, perché il Partito Democratico era molto più vicino, insomma, a questa, non alla proposta, ma era molto più convinto di questa task force rispetto allo stesso Conte, forse rispetto anche ai 5 Stelle. Mi dica lei, Capozzella. Ma dire vero, io rimango sempre piuttosto affascinato da questa lettura in chiave drammatica
o drammaturgica del Movimento 5 Stelle da parte, diciamo, degli operatori di settore. E in realtà io questa chiave drammaturgica non riesco a vederla. Effettivamente continuo a pensare che il Premier Conte sia espressione della volontà del Movimento 5 Stelle, in quanto a tutt'oggi il Movimento 5 Stelle è la forza politica più ingente in Parlamento. Sì. Okay? E quindi sia nel Conte 1 sia nel Conte 2 il Movimento 5 Stelle è rimasto la forza più importante in Parlamento e quindi ha espresso la leadership del governo. E questa qui mi pare una cosa piuttosto normale in termini di pesi e contrappesi nel grande gioco della democrazia parlamentare in questo paese. Guardi, su questo lei mi trova perfettamente d'accordo sul fatto che le maggioranze si fanno in Parlamento con i numeri che arrivano dalle elezioni e non dai sondaggi come quelli che ci ha letto Adriano Biondi, naturalmente. Però i sondaggi pur dicono qualcosa e quindi dovrebbero consigliare, se non altro, a porsi qualche domanda e allora, di conseguenza. Cioè, premesso che finché c'è un Parlamento che regge, quello fa fede con i numeri che ha ottenuto alle elezioni politiche. Stop. Esattamente. Allora, governare sulla base, diciamo, dei sondaggi significa di fatto non governare. Ci sono tutta una serie di decisioni drastiche, di problemi in questo paese che vanno avanti da quasi 30 anni, che sicuramente qualsiasi decisione su queste problematiche si prenda, il consenso non è evidentemente immediato. Bisogna governare con un occhio, diciamo, vocato al medio, se non addirittura al lungo periodo. Io trovo che il Giuseppe Conte abbia alzato, ecco, questa qui è una considerazione personale mia, io trovo che il Premier Giuseppe Conte abbia alzato di molto l'asticella della qualità di colui che ci deve governare. Diciamo che prima del Premier Conte questa asticella era piuttosto bassa e si viaggiava su una media mediocre andante. Premier Conte ha alzato l'asticella della qualità e anche, devo dire, della qualità dei rapporti internazionali e sicuramente in seno al dialogo con i partner europei. E questo è un fatto. Dopodiché, diciamo, per quanto riguarda il PD, il Partito Democratico, che possa riconoscere o meno, diciamo, il Premier Conte come un proprio Premier, questo qui non è, diciamo, un problema mio perché non guardo in casa d'altri. So che in questo momento Conte è espressione della forza politica più ingente in Parlamento. Relativamente agli Stati... Su questo non c'è dubbio, l'abbiamo detto, quindi no, non è... La mia sensazione è che Conte, probabilmente avendo visto questi sondaggi che danno grande consenso alla figura di Conte, ci sia questa voglia di portarselo un po' di qua, un po' di là. Chi come eventuale leader addirittura, come potrebbe essere il Movimento 5 Stelle, chi magari non come leader del Partito Democratico, perché come dicevo c'è la coda a voler fare questo, c'è una fila lunghissima di potenziali aspiranti leader del Partito Democratico e quindi una coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni. Questa potrebbe essere la chiave di lettura e quindi il Movimento 5 Stelle punta a tenerselo stretto Conte come figura di riferimento. Ma è questo qui il tema lanciato da Alessandro Di Battista, nel senso Alessandro Di Battista ha lanciato il tema della leadership. In questo momento il Movimento 5 Stelle ha un reggente, che è il bravissimo Vito Crimi, però, ripeto, il dibattito sulla leadership è interessante. Io da questo punto di vista lo trovo interessante. Non dimentichiamoci comunque che il Movimento 5 Stelle nasce dalle istanze e dai temi, mai dagli uomini e, diciamo, mai dalle figure. Quindi prima delle persone, i temi e le istanze. Adesso le chiedo scusa, ma le faccio fare dopo l'intervento sugli stati generali, su proposta Colao, così andiamo un attimo a sentire cosa pensa di questo Jacob. Entriamo nel tema di quello di cui si sta dibattendo in questi giorni. È corretto dire che il Partito Democratico
puntava, non so come la vogliamo mettere, su questa task force in maniera più convinta rispetto a Conte, che ha liquidato un po' troppo frettolosamente il piano Colao. Ma diciamo che la questione che solleva Conte convocando questi stati generali è chiaramente quello di portare un po' al di fuori dell'ambito del governo e del rapporto che il governo stava costruendo con le task force, di questa sorta di diciamo responsabilità politica legata al supporto di queste task force tecniche. Questa era un po'... Sì, sono tecnici, sono manager, di grandi aziende. Era impostato su un ragionamento nel quale il supporto tecnico veniva poi finalizzato dalla responsabilità politica collegiale, ovviamente, di un governo con un leader, un premier, che è Conte. Conte è, ovviamente è un po' uomo, diciamo, delle soluzioni... direi così, un po' estemporanee. Alcune conferenze stampa sono state lette in questo modo. Gli Stati Generali sono un'iniziativa che probabilmente il Primo Ministro ha inteso avviare anche per una chiamata a responsabilità collettiva ed evidente a alcuni settori che si erano posti, penso ad esempio a Confindustria, si erano posti ovviamente in maniera molto critica relativamente all'agire del governo, portandole su un tavolo e ovviamente discutendole, discutendole in maniera aperta. Io credo che ci sia la necessità però di concretizzare un percorso, e quindi non è il tempo, se non ragionando in maniera stringente per evidenziare momenti di dialogo, quanto il tempo per agire. C'è tutta una serie di problemi che sono posti, c'è un c'è infatti una risorsa. Già per esempio la dichiarazione di questa mattina di Conte che dice il recovery plan a settembre, certo. Mi pare che settembre sia un termine un pochino troppo in là rispetto a quella che è la situazione del paese e le difatti, esigenze del paese in allora, un contesto il paese in cui alcune in situazioni sono necessità, rimaste ancora appese. Certo, il governo ha la necessità oggi di risolvere in tempi rapidi alcuni problemi che sono aperti, sono stati posti, su questo sono state affidate anche risorse importanti, ma che vanno finalizzate e sulle quali ovviamente è chiaro che l'impegno prioritario del governo dovrebbe essere evidente. Ecco, su evidente questo ragionamento è più diretto, ecco perché il tema era task force, applicazione immediata attraverso appunto l'azione di governo. Task force, direttore Papetti, noi in questo periodo abbiamo sentito un po' di tutto, no? Tutti quanti hanno esposto la loro ricetta per risollevare il paese, per tirarlo fuori dalla crisi e per garantirgli un recupero quanto più rapido possibile. Però abbiamo anche sentito tante cose abbastanza ovvie, tante ovvietà, nulla di veramente originale. La stessa proposta di Colao è fatta di tante cose che abbiamo detto tutti, in tutte le trasmissioni, volendola mettere nell'ambito della comunicazione e dei talk show, e ce ne sono a bizzeffe nel nostro panorama, ma anche tutti i politici, tutti i tecnici, tutti hanno detto praticamente le stesse cose. Di originale, nulla. Guarda, io credo che il Paese in questo momento non abbia bisogno di libri dei sogni, ma di poche proposte chiare, dettagliate, concrete e percorribili. È questo ciò che manca oggi nel dibattito politico, ed è questo, prima ancora che gli Stati Generali, che secondo me il governo dovrebbe mettere in campo. L'utilizzo delle task force è un utilizzo a cui spesso la politica ricorre, ma è una dimostrazione di debolezza della politica. Quando la politica non è in grado di decidere per molte ragioni, non necessariamente per incapacità, ma per difficoltà, per esempio, di fare sintesi all'interno di una coalizione, si appoggia alle task force. In realtà oggi non c'è mai stata una stagione politica negli anni recenti come questa, dal punto di vista dell'esigenza della politica di decidere. Il compito non è di Colao, il compito oggi è di Conte e dei suoi ministri. Sono loro che devono mettere in campo le proposte. Conte questa task force l'abbia più subita che voluta, nel senso si dice che Mattarella abbia spinto per mettere Colao a capo di questa task force e lui abbia detto per non fare un torto al Presidente della Repubblica, quindi in tal senso forse proprio per non dare quella sensazione a cui lei faceva riferimento di non essere in grado di decidere. Ma sì, ma
anche gli stati generali il PD li ha subiti più che condivisi, e lo si capiva anche dalle considerazioni che faceva prima Jacob. Ma questi, devo dire, mi sembrano abbastanza dettagli. Cioè, perché quando Conte ha esordito nel suo intervento agli stati generali, prefigurando un paese tecnologicamente avanzato, inclusivo, ecologicamente evoluto, ma scusate, c'è qualcuno che è in disaccordo? Cioè, c'è qualcuno che vorrebbe un paese tecnologicamente arretrato, non inclusivo, ecologicamente arretrato? Certo, infatti, il problema è come si fa. Abbiamo letto il pezzo di Ricolfi sul suo giornale, che diceva proprio questo. Esatto. Ed è sul come che oggi il paese attende indicazioni e risposte, perché le elencazioni delle criticità di questo paese le conosciamo tutte. La crisi del Covid li ha accentuati, e quindi la politica ha il dovere di fare un salto di qualità in questa direzione e di indicare dove vuole andare concretamente, nei dettagli. Cito ancora Ricolfi, perché spesso il diavolo sta proprio nei dettagli. Capozzella, allora... Sì, così. Le parole di Ricolfi hanno fotografato perfettamente quella che è la situazione, anche quello che volevo dire io molto modestamente, ma l'ha fatto Ricolfi, che è molto più influente. Molto più influente di me, naturalmente. Capozzella, allora, stati generali, proposta Colao, sì, su quello che abbiamo detto così, qual è il suo punto di vista? Io devo dire che in senso generale dai suoi ospiti emerge un giudizio sostanzialmente severo da questi stati generali. Secondo me gli stati generali invece erano un'occasione di confronto, non probabilmente su individuare le criticità, che sono, come diceva il direttore del Gazzettino, note ormai a tutti, arci note, e probabilmente non da ieri, ma forse addirittura da 30 anni. Dobbiamo recuperare un gap ventennale, se non addirittura trentennale, d'accordo? Ma gli stati generali sono stati innanzitutto la voglia di incontrarsi, di incontrare tutte le categorie, e Jacopo lo sa, una sorta di stati generali è successa anche qui in Friuli Venezia Giulia proprio ieri nell'ambito della sessione europea. Quindi un confronto fra tutte le categorie, d'accordo? Dove la politica ascolta tutte le categorie e per stabilire che cosa? Per trovare naturalmente delle soluzioni, ma soprattutto, come credo sia avvenuto per quanto riguarda il governo, stabilire delle priorità. Non il chi fa cosa o come, ma stabilire semplicemente una gerarchia nell'ambito delle priorità. Sì, qualcuno però dovrebbe anche stabilire e fissare in maniera più precisa il quando. Lei ha detto chi e il come o il cosa, ma il quando, perché abbiamo fatto riferimento alla dichiarazione di Conte questa mattina, in cui ha detto recovery plan, siamo pronti, vogliamo essere pronti, arrivano questi soldi, dobbiamo essere bravi a spenderli, ma ha citato il mese di settembre. E da qui a settembre, saremo a sei mesi dall'emergenza, con una cassa integrazione oggi che ancora non è arrivata. Cioè, allora, io ho sentito, naturalmente come ho sentito voi, che un termine potrebbe essere settembre, però non ci scordiamo che il governo ha appena stanziato 55 miliardi, il recovery fund. Li sta decretando per la cassa integrazione, per l'innovazione tecnologica, per i bonus famiglia, i bonus mobilità, biciclette, eccetera, eccetera. Li sta decretando, questi stanno arrivando, soprattutto la cassa integrazione, che miracolosamente in tempi normali ci volevano sei mesi, qui la sta liquidando quasi in tempo reale. Tranne naturalmente alcuni evidenti ritardi. E fra questi ritardi io vorrei anche ricordare la cassa integrazione in deroga, cioè molti di questi ritardi sono stati causati dalle regioni e il governo ha dovuto farsi carico
va bene per bypassare questi ritardi, di avvocare nuovamente a sé la cassa integrazione anche quella in deroga. Vabbè, quindi, ma anche questo forse andava previsto con un intervento più diretto da parte delle sono stati fatti 1000 decreti, 1000 DPCM, si poteva fare qualcosina in più per regolare meglio questa situazione in una situazione di emergenza, perché poi di questo stiamo è probabile che fra le tante disfunzioni che ha fatto emergere il Covid ci sia anche quella delle regioni. Anche le regioni adesso mettiamo sul campo anche questo. Prima volevo chiedere ad Adriano Biondi, però secondo te, Adriano, in prospettiva nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, qual è l'aspetto che può far perdere consensi e credibilità al governo? Su quale delle strade il governo deve fare attenzione a non andarsi ad infilare nei guai, nelle rogne? Allora, comincerei col dire che è evidente come questa sia una fase cruciale non solo per il destino, diciamo, del governo, ma anche e soprattutto per il Paese. Il punto è che forse non ci rendiamo ancora conto dell'entità dello sconvolgimento che è in atto, perché ancora non abbiamo dei numeri chiari su quanti posti di lavoro saranno persi, su quale sarà effettivamente il contraccolpo sul PIL. Ecco, qui siamo veramente in una situazione di pre-crisi, una crisi che si annuncia epocale, e in questo senso chiaramente il governo deve attingere tutte le risorse e provare a mettere in campo ogni tipo di risposta. Riguardo, proprio come dicevi tu, la partita del consenso si giocherà da adesso in poi sulle cose concrete. Per quanto mi riguarda, io non penso che gli stati generali siano stati un errore, penso però che rispondano a un altro progetto, che è un progetto diverso di Conte, perché questa è un'iniziativa che si tiene in una sede istituzionale. Noi tra l'altro ieri abbiamo proprio intervistato Conte proprio a Villa Pazzi qui a Roma, e il senso è quello di in qualche modo farsi carico, il Presidente del Consiglio, la Presidenza del Consiglio, che si fa carico di riassumere tutte quelle che sono le proposte, le istanze dei ceti produttivi e quindi degli attori del sistema paese. Attenzione, però Adriano, siccome sono tutte proposte sì, che bene o male hanno fatto tutti, ma direi tutti, a volte anche, guarda, ci stavo arrivando, a volte anche proposte sulle quali hanno concordato tutto l'arco parlamentare, quindi delle cose forse si potevano fare senza arrivare a spiegarle agli stati generali, farle prima. Siamo tutti d'accordo, facciamole e facciamole presto. Sì e no, perché è vero quello che dici, ma il punto è che questi stati generali, nella nostra lettura, sono proprio il fallimento di provare a gestire in modo tradizionale questa crisi. Innanzitutto perché manca una componente essenziale, hai detto prima, mancano le risorse. Tra l'altro sottolineo che la data di settembre è una data indicativa, ma semplicemente perché un accordo chiaro ancora non c'è, e non è affatto detto che questa proposta arrivi così com'è a settembre. Attenzione, Conte lo ripete spesso, anche oggi in Parlamento lo ha ripetuto: noi manterremo alta l'ambizione, cioè il governo italiano dirà questo è il minimo per noi, ma non è detto che la controparte europea accetti questa roba qui. E poi si tratta di capire come spenderli in un paese che negli anni e nel tempo ha dimostrato essenzialmente che non sa spendere i soldi, perché questo ve lo dico così come ulteriore elemento di discussione: mentre discutiamo di 37 miliardi senza condizionalità del MES, di questi 160 miliardi o dei 60 messi già a disposizione dal governo, la Commissione europea ci ha ricordato poche settimane fa che nel frattempo abbiamo 34 miliardi di fondi europei che non abbiamo spesi, che non siamo stati capaci di spendere. Sì. L'Italia non è stata in grado di spenderlo. Allora, poi ci sono tutti i soldi, tutti i fondi già, tutti i soldi dei cantieri già finanziati che sono fermi per le note problematiche della gestione della. Sì, voglio dire, anche lì, gestione del codice appalti, la riforma del codice appalti l'abbiamo fatta un anno e mezzo fa, quindi un paio di anni fa, quindi evidentemente non stiamo parlando di sistemi che non andiamo a sbloccare da 50 anni, quindi evidentemente in questo momento forse un supplemento di incisività sarebbe opportuno. Grazie Adriano per questa tua riflessione. Adesso parliamo però delle regioni. Abbiamo iniziato a parlarne con l'intervento di Mauro Capozzella. Sia Capozzella che lei siete consiglieri regionali della stessa regione, Friuli Venezia Giulia, sul discorso delle responsabilità delle regioni in alcune parti di questa gestione, soprattutto mi riferisco a quella economica e di aiuto alle
al tessuto economico e produttivo? Beh, diciamo che sulle regioni un po' croce delizia, nel senso che il dibattito ha portato in evidenza come sulla gestione delle grandi emergenze la centralità probabilmente dell'azione dello Stato sia necessaria per coordinare ovviamente e organizzare le attività. Le regioni in qualche modo hanno dimostrato i loro limiti nell'esercitare la potenzialità che potrebbero esercitare, cioè il fatto di conoscere il territorio, di individuare in maniera molto più profonda le esigenze del territorio e quindi adottare quegli strumenti e quelle misure più dirette. È evidente che su questo si innesca il problema finanziario, perché oggi non possiamo nascondere come la dimensione, l'entità delle risorse finanziarie necessarie per affrontare o tentare di affrontare questa crisi, che ha molti aspetti ancora non definiti, eccede quello che è la possibilità della Regione, la quale ovviamente nel momento in cui sostiene il quadro finanziario della sanità, e quindi del rischio sanitario e sociale, e il quadro della tenuta sociale del territorio, inteso come i principali servizi, credo abbia svolto un dato importante. C'è poi, io credo anche di dover mettere un po' il protagonismo dei governatori, nel senso che ovviamente come per il governo c'è stata l'opportunità evidente di governare, per i governatori, diciamo, di dimostrarsi governati, c'è stata l'opportunità di governare, governare ed assumere quel ruolo quasi unico che evidentemente l'ordinamento non consegna ai governatori, ma che in questo caso hanno potuto in qualche modo esercitare, dimostrando insomma di essere loro i titolari delle funzioni di governo sulla regione. Capozzella, per quanto riguarda gli interventi fatti da questa regione, mi riferisco anche per esempio ai fondi che sono stati stanziati anche da distribuire tra le varie parti, tra i vari settori, i vari imprenditori, con delle cifre che tutto sommato, certo, fa sicuramente, come dire, effetto la cifra grande, no? Si dice tot milioni di euro, però poi alla fine distribuendo per tutti sono davvero, è brutto dirlo, ma sono pochi spiccioli. Centinaia di euro. Sono centinaia di euro, qualche migliaio forse. Per i più fortunati. Allora, quindi non so come definire, non vorrei esagerare dicendo che è un'operazione più di facciata, di cortesia, che di reale importanza, perché se uno è in difficoltà non lo salvi con 1.000 euro, fanno comunque comodi 1.000 euro, per carità. Ma chi ha un'attività che magari ogni giorno incassava 1.000 euro, gliene dai 1.000 per 3 mesi di emergenza, non è forse così che andava gestita la cosa? Dal punto di vista dei provvedimenti di natura economica, Regione Friuli Venezia Giulia è partita tardi e male. Lei sicuramente si ricorderà i circa 7 milioni e mezzo stanziati per il bonus affitti commerciali. Che fu il primo provvedimento dell'assessore Bini alle attività economiche e poi è risultato che di quei 7 milioni e mezzo messi a disposizione per agevolare gli affitti commerciali fino al 20% sono stati stanziati circa 1.250.000. È una cosa che io ho ritenuto, e lo dissi anche in commissione attività produttive, un fallimento di quell'operazione tardiva e poco efficace, anche perché probabilmente poco nota agli operatori o anche addirittura poco vantaggiosa. In seconda battuta abbiamo poi provveduto a stanziare altri 28 milioni più i 5 rimanenti dei bonus affitti, quindi complessivamente 34 milioni. E questo è stato, e anche questo l'ho detto in commissione, un vero e proprio elicottero di soldi, come dicono gli americani, no? Helicopter money, cioè soldi a pioggia a tutta una serie di categorie. È sorta anche in questo caso una polemica per cui chi poteva beneficiare di questi bonus, di questi soldi a fondo perduto, e chi no, attraverso la selezione nuda e cruda dei codici Ateco e soprattutto attraverso quello che a tutt'oggi viene ancora considerato un click day. Cioè, che cosa significa? Attraverso il portale della regione
chi prima arriva meglio questo alloggio. Mi pare che sia stato però escluso, no? Come, escluso, cioè, perché c'è una durata del mese dei termini, però l'efficacia è quello di qualche centinaio di euro. Sì, no, sull'efficacia anche... siamo d'accordo, no? Il discorso click day mi pare che sia stato in qualche modo superato, credo, speriamo. Sì, diciamo che sia l'assessore che il governatore hanno garantito che questi soldi arriveranno a tutti, però come dicevate anche voi, se questi soldi arrivano proprio a tutti, la misura economica sarà molto, diciamo, marginale, di poco impatto. Quindi complessivamente il mio giudizio nei confronti della giunta regionale per quanto riguarda i provvedimenti di natura economica, a cui voglio aggiungere e insisto anche la gestione della cassa integrazione in deroga, questa regione, quindi questa giunta, si prende una insufficienza piena. Allora, direttore Papetti, lei prima, quando Capozzella parlava di responsabilità delle regioni proprio sulla cassa integrazione, in particolare, vedevo che scuoteva il capo e non era d'accordo. Non era d'accordo nella sostanza, o perché qualcosa di meglio comunque si poteva fare, ma non tanto di meglio, visto che siamo comunque in uno stato di burocrazia e dunque anche le regioni avrebbero potuto far poco di più di quello che hanno fatto, in alcuni casi male, secondo quello che sostiene per esempio Capozzella? Io ho scosso la testa sull'affermazione il governo si è fatto carico. Il governo si era già fatto carico. Il problema è che il governo ha messo in moto una macchina senza conoscerne i meccanismi. La cassa integrazione è regolata in Italia da una serie di passaggi. È evidente che nel momento in cui bisogna far fronte in termini di tempi e di quantità a un intervento come quello che era immaginato, questa macchina non era in grado di funzionare. Il governo non lo sapeva, tant'è vero che Conte è andato in televisione a garantire che sarebbe stata erogata entro alcune settimane, anzi entro alcuni giorni, la cassa integrazione, quando il meccanismo non era assolutamente in grado di farlo. Quando il governo questo l'ha capito, e l'ha capito perché i giornali, che qualche merito ogni tanto ce l'hanno, hanno denunciato, i giornali, le TV, ovviamente i giornali cartacei, i giornali digitali, hanno denunciato il fatto che l'80%, il 90% dei lavoratori non avevano ancora ricevuto la cassa integrazione, ha rivisto il meccanismo e l'ha semplificato senza nessuna obiezione da parte delle regioni, i quali facevano semplicemente il passacarte, erano un ostacolo burocratico di cui erano consapevoli. Quindi il tema del rapporto Stato-Regioni è emerso sicuramente in questa vicenda e sarà, credo, oggetto di dibattito futuro. Ma in questo caso non c'entra assolutamente niente, non c'è un problema politico, c'è un problema burocratico di macchina che il governo aveva sottovalutato, come aveva sottovalutato la capacità tecnica numerica dell'INPS di far fronte a al primo click day. Capozzella diceva no, quindi torno di nuovo da lei. No, per allora, perdonatemi se aggiungo diciamo un tecnicismo alle affermazioni del direttore. Allora, il governo non sapeva, non conosceva la macchina burocratica e la sua farraginosità. Allora, qui c'è doppio pesismo, nel senso che non possiamo attribuire meriti alle regioni quando le cose vanno bene, oppure demeriti allo Stato quando le cose vanno male. C'è stata inerzia, io parlo del mio caso, della mia regione, che poi tra l'altro è la cosa di cui mi occupo, la mia regione, c'è stata un'evidente, conclamata inerzia da parte della direzione lavoro nel disbrigo delle pratiche di cassa integrazione. Però scusi Capozzella, questo problema della cassa integrazione ha riguardato tutto il paese, non voglio interromperla, ma questo problema ha riguardato tutto il paese, perché non è che in Friuli Venezia Giulia non l'hanno avuta e in Piemonte sì. Allora, Friuli Venezia Giulia è sicuramente, diciamo, è accreditata come una delle regioni più efficienti, okay, di tutto il paese. Cerco di fare capire dove sono le disfunzioni. Noi, come opposizione, attraverso un'interrogazione all'assessore preposto, abbiamo fatto emergere
la grave inerzia da parte degli uffici della direzione lavoro in seno al disbrigo delle pratiche di cassa integrazione in deroga. Da quell'interrogazione è emerso poi anche a livello mediatico, quindi a livello stampa, quanto Friuli Venezia Giulia fosse indietro nel disbrigo delle pratiche. È molto semplice. Beh, sentiamo anche Jacopo su questo. Venezia Giulia. Direttore, prego. No, volevo dire, capisco il Friuli Venezia Giulia, è una regione sicuramente importante, ci mancherebbe altro, ma questo è un problema che ha riguardato tutto il paese. Qua sono milioni e milioni di lavoratori che non hanno ricevuto la cassa integrazione per due mesi. E questo è avvenuto anche in regione, cito il Veneto, in cui l'efficienza anche da questo punto di vista è emersa e stata riconosciuta anche dall'INPS, perché era proprio l'ingranaggio che non funzionava. È stato, ripeto, messo in atto un meccanismo assolutamente necessario per mettere in sicurezza il paese e per garantire ai lavoratori, anche delle piccole aziende, ripeto, un intervento assolutamente meritorio, di avere delle risorse in una fase di difficoltà. È stato uno tsunami. Ma sì, non è arrivata ancora l'onda. Quando c'è stato lo tsunami, se vogliamo analizzare le cause, perché un certo provvedimento ha sortito in modo ritardato i suoi effetti, non possiamo nasconderci dietro le difese di partito, perché qua non c'è nessun problema di Stato, di partito e di parte, qua è un problema di funzionamento della macchina statale. Il meccanismo che oggi che era in atto e che funzionava fino a 4 mesi fa per la cassa integrazione era assolutamente inadeguato all'evento eccezionale che c'è stato. Il governo questa cosa l'ha sottovalutata, ha corretto poi il tiro e finalmente, non ancora per la verità in modo totale, tutti coloro che potevano avere la cassa integrazione l'hanno tolta. Questi sono i fatti. Quindi un problema nazionale. Jacopo, vengo anche da lei per questo. Siamo arrivando anche alla conclusione su questo. Con il direttore, perché effettivamente il governo in questo caso deve governare, deve rendersi conto che, e si è reso conto che, l'impatto sull'INPS assolutamente straordinario legato alla definizione di uno strumento che per le questioni ordinarie poteva funzionare e può funzionare, per una questione tsunami, quindi che eccede addirittura la straordinarietà, effettivamente non poteva, perché quel numero incredibile di pratiche era impossibile dal punto di vista numerico. Sulla regione, per la cassa straordinaria in deroga, c'è stato un problema di sottovalutazione. Questo è vero, tant'è che l'assessore Rosolin l'ha anche, se vogliamo, confermato, dicendo che fino alla fine di aprile hanno operato solo 4 unità, tra l'altro di lavoratori interinali, nel gestire le pratiche. Poi, dopodiché, anche il governo regionale si è reso conto della straordinarietà. Certo, però è stato un problema che ha riguardato tutto il paese. Ha riguardato l'intero paese, quindi, come dicevo prima, il governo in questo momento deve capire che ci sono e deve operare rapidamente nel risolvere alcune di queste partite per le quali le azioni sono state individuate, sono azioni positive, ma devono raggiungere l'efficacia e devono arrivare all'interessato, altrimenti restano... Adesso velocemente una risposta su questo braccio di ferro Regione-Stato per questi famosi 700 milioni, 800 milioni di versamenti che la Regione vorrebbe trattenere, vista l'emergenza che si è verificata. Lei è d'accordo su questa ma strada? Ma noi l'abbiamo... Chiaro, l'abbiamo... se rimangono qui va bene, no, però è solo questa la strada? Certamente, no, dico, uno dice ti rimangono 700 milioni, chi li rifiuta? Ma non è questo il tema, i 700 milioni sono legati ad una condizione di rapporto finanziario fra Stato e Regione che viene da 10 anni e che avrebbe ancora una durata di almeno 2 anni negli accordi intercorsi. Credo che oggi agire solo su questo tema sia di fatto una bandiera ideologica, se vogliamo, non certamente una valutazione, una azione reale su quello che c'è a disposizione, su quello che noi dobbiamo necessariamente chiedere anche come regione tutto speciale, perché questo il problema si rivolge solo alle 5 regioni autonome speciali. Quindi
C'è un'emergenza, c'è un complesso finanziario che lo Stato mette a disposizione dell'emergenza, è fondamentale che come Regione partecipiamo interamente. Cioè lei sostanzialmente mi sta dicendo, se noi facciamo un po' troppo i sottili, no, su questo, dico, lo Stato dice tenetevi questi 700 milioni ma non vi diamo il resto. Io dico, forse lo Stato direi anche così, perché oggi la Regione per la sua autonomia deve pagare il sistema degli enti locali, deve pagare la sanità, questo è il contenuto dell'autonomia. Sì. Se io dico a questo punto voglio tutti i miei soldi perché questi sono miei e lo Stato, forse non lo Stato, ti do questi, però tu non partecipi a nessuna misura straordinaria che lo Stato mette in atto e che rivolge anche al sistema degli enti locali nazionali, cioè, e quindi quelli della Regione, anche alla la ristrutturazione della sanità sarà un problema enorme, nazionale. Ed è impensabile che la Regione rivendichi la sua autonomia oggi nell'immaginare e gestire con cosa? Con una quota di contributi che oggi versa lo Stato per altre procedure per mettere a posto il sistema della sanità. Sarebbero insufficienti, secondo lei? Secondo me noi dobbiamo aderire, qui non so, forse non farò contento il mio collega Capozzella, ma dovremmo aderire alla proposta del MES, recuperare delle risorse e ristrutturare profondamente, partecipando anche noi in questo, al sistema della sanità. E del sociale. Capozzella, le chiedo di essere davvero velocissimo, un minuto per dirmi la sua posizione rispetto a questa strategia di andare a chiedere allo Stato di poter trattenere in consiglio regionale il presidente Fedriga ha chiesto a tutte le forze politiche presenti in consiglio regionale trasversalmente di sottoscrivere la lettera che lui si sarebbe incaricato di portare al governo. Con questa lettera lui chiedeva, diciamo, di sospendere il contributo straordinario che la Regione si impegna, no, a retribuire al governo centrale per circa 750 milioni di euro. L'abbiamo tutti quanti sottoscritta trasversalmente quella lettera e credo che Jacob possa confermare questo fatto. Si congratulo anche con Federica. La lettera non dice esattamente, dice ovviamente di impegnarsi ad aprire nel contesto generale delle risorse che ovviamente lo Stato mette a disposizione. Quindi Capozzella, lei mi sta dicendo che nel rapporto, ormai bisogna andare su quella strada lì. Nel rapporto Stato Regione Friuli Venezia Giulia, ovviamente. Sì. E questo dentro un alveo, no, bipartisan, d'accordo? Ovviamente stigmatizzo la comunicazione del presidente Fedriga quando dice a Roma, no, in netta contrapposizione, o mi date questi soldi oppure io chiudo gli ospedali, o mi date questi soldi oppure io non pago gli stipendi dei medici. Effettivamente questo tipo di comunicazione, no, questa forzatura la stigmatizza. Bene, grazie a Mauro Capozzella. Allora andiamo da Adriano Biondi con un ultimo intervento da parte tua, da come dire, osservatore delle vicende politiche. Nei prossimi mesi cosa dobbiamo aspettarci? Intanto c'è questo dibattito su quando bisognerà andare a votare, le regioni e lo Stato hanno, insomma, ripreso un po' anche a litigare. Se vogliamo, su vari temi, l'autonomia che torna ad essere un argomento che per un attimo era stato messo da parte durante l'emergenza, ma adesso riemerge proprio in funzione di quello che è successo e della gestione dei governatori del loro territorio in questa fase così complicata. E tra l'altro l'argomento di cui si parlava prima è un argomento centrale anche per il futuro, perché se c'è qualcosa che non ha funzionato a dovere in questi mesi è stata proprio la disomogenea applicazione di norme e disomogenea gestione dell'emergenza da parte delle regioni. È un tema fortissimo perché soprattutto in ambito sanitario sono forti le correnti all'interno dei palazzi romani che vogliono che si metta mano al titolo quinto e si in qualche modo cerchi di armonizzare nella fase di gestione sia dell'emergenza ma anche nella fase di costruzione di immaginazione del paese che verrà nei prossimi mesi. Alcuni esempi, insomma, sono lampanti: la diversa gestione che c'è stata, ad esempio, tra Veneto, Lombardia, Piemonte, per non parlare di alcune regioni del sud. Questo è un tema centrale, un tema su cui i governatori sono già pronti ad andare allo scontro e che paradossalmente si è visto anche su questo aspetto per nulla marginale della data delle elezioni. C'erano alcuni governatori che premevano perché si votasse a luglio. I maligni dicono per capitalizzare il consenso,
loro sostengono per evitare che si possa andare a votare durante una, speriamo, diciamo, non auspicabile seconda ondata a ottobre, a settembre-ottobre. Quindi è un tema caldissimo, tra l'altro il Parlamento ha approvato una disciplina abbastanza, diciamo, singolare, che la possibilità che si tenga l'election day, quindi sommando dato elezione regionale e referendum, potrebbe in qualche modo influenzare anche l'esito della consultazione referendaria, quindi è molto discutibile e sarà molto discussa. Io ci tenevo a fare un ultimo passaggio sulla cassa integrazione per chiudere, perché poco fa c'è stato il question time della ministra Catalfo che secondo me ha centrato un po' il punto, cioè ha detto noi abbiamo pagato al 14 giugno abbiamo pagato il 96% delle richieste, tra l'altro sottolineo che il 4% di 2.700.000 non è un numero esiguo, quindi ci sono tantissimi italiani che ancora devono avere la cassa integrazione dopo più di due mesi, però il ministro Catalfo non ha fatto un minimo di autocritica e invece io penso che la politica in questo momento trasversalmente ha l'obbligo di parlare il linguaggio della verità, certo, è importante. Grazie Adriano Biondi di fanpage.it. Io ringrazio Mauro Capozzella che si è spostato nel frattempo non all'interno delle correnti del Movimento 5 Stelle ma all'interno dell'ufficio dove si trova. Grazie Capozzella. Non esistono correnti, va bene. Saluto e ringrazio il direttore del Gazzettino Roberto Papetti. Grazie direttore, buona serata anche a lei. Grazie a voi. E grazie a Franco Jacopo per essere stato con noi qui in studio. Avremo occasione di ritrovarci ancora con gli ospiti che questa sera abbiamo avuto il piacere di avere con noi per parlare dei temi di attualità, di politica nazionale, come vedete poi si scivola inevitabilmente, ed è anche giusto che sia così, sui temi che riguardano il nostro territorio. Grazie per averci seguito, arrivederci.